Allora, Lambrenedetto, sono qui a Caserta. Caserta è un comune d'Europa ed è una città di pace. Vabbè, sotto il cartello c'è una buca, una riparazione un po', diciamo, non fatta tanto bene, e subito lì davanti c'è anche lì una buca, vabbè. Però devo dire che il discorso spazzatura mi sembra devo molto dire che buono. Le strade, vabbè, toppe, rattoppi, contro rattoppi, dei rattoppi, delle toppe, delle contro toppe. Il fondo stradale è quello che è, però devo dire che da parte è pulito, sembra, mi ha dato un buon impatto Caserta. Passaggio pedonale, strisce, vabbè, lasciamo perdere. E purtroppo toppe, contro toppe, riparazioni. Allora, qui siamo a Caserta e devo dire che comunque è bello pulito, dai, cioè qua è pulito, non bisogna... Sono le strade che fanno... Mamma mia, che anche qui, vabbè. È sempre qui a Caserta! No, ha cambiato strada. No, ma a destra, a destra. E qui siamo fuori dalla stazione di Caserta e devo dire molto bene. Allora, ragazzi, qui sono fuori dalla stazione dei treni di Caserta e devo dire molto molto bene, pulito, bello preciso, tutto bello tranquillo, molto molto bene qui a Caserta questa situazione. Fuori dalla stazione. Niente, sono qui fuori dalla stazione, devo dire, tutto bello preciso, bicicletta. Qui siamo alla stazione. Qui alla stazione di Caserta, campagna. Muri addirittura puliti, guarda là, bello preciso. Guarda, guarda qui, tutto bello preciso, bello pulito, anche quella là bella pulita. Caserta, stazione, non c'è per te un pezzo di casa. Anche qui a Caserta, tutto bello pulito, preciso, nessuna scritta, la gente fa i biglietti, nessuno gli rompe le balle. Allora, qui così siamo sempre alla stazione di Caserta, e tutti i muri belli puliti, stiamo aspettando i treni, la gente è tranquilla, e potete vedere... tutti i muri, non c'è una scritta, guardate che bello, tutto fatto bene, tutto preciso, e l'ho girata. Allora, sempre qui, stazione di Caserta, ragazzi. Oh, guardate che roba, stazione di Caserta. Guardate, guardate, io sono venuto anche più fuori. Oh, provate a guardare, ci sono i muri, non c'è una scritta, eh. Provate a guardare la stazione di Caserta dei treni. Allora, questa è la famosa reggia di Caserta, sono qua fuori. E devo dire che è tutto bello pulito qua. Oggi c'è casino perché praticamente mi pare che si paghi solo un euro a entrare. Adesso vediamo, se non c'è troppa coda entro, se no stiamo fuori. Devo dire che Caserta molto bene, mi ha fatto una buona impressione. Sicuramente ci saranno anche delle zone magari in giro un po' più degradate. L'unico problema vero che ho visto è la situazione delle strade, che purtroppo come tutta l'Italia sono messe molto male. Comunque devo dire Caserta... Molto bene Caserta. Caserta poi mi sta molto simpatica, anche perché io sono un grande appassionato di basket e andavo a vedere quando veniva a Caserta a giocare contro il Cantù, che giocava un grandissimo giocatore, Oscar Schmidt, Oscar Mitraglia, e i casertani gridavano Oscar Mitraglia è il grido di battaglia. È stata una grande squadra quella.